Recuperata la maschera funeraria di Giacomo Puccini, era stata rubata dalla sede dell'Accademia Lucchese delle Scienze. Denunciati 6 antiquari lucchesi. Strage alla stazione, processo al via, al Polo Fiere di Sorbano la prima udienza del processo per il disastro ferroviario, 33 imputati, corteo dei familiari. Una nuova mensa alla scuola primaria di Antraccoli, grazie alla collaborazione tra il comune di Lucca e i cittadini. Lo sport, Caboni recita il mea culpa, l'attaccante della Lucchese, protagonista nel bene e nel male a Castelfranco. Prima segna la rete che riapre la partita, ma allo scadere perde il pallone che costa la sconfitta. Arcantea fa 100, le mura a tutto gas, belle e convincenti vittorie esterne delle due squadre lucchesi, attese domenica prossima dal Basket Day al Palatagliato. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano quindi l'operazione dei carabinieri che ha permesso il recupero della maschera funeraria di Giacomo Puccini che era stata rubata il mese scorso dalla sede dell'Accademia Lucchese delle Scienze a Palazzo Ducale. Sono stati denunciati anche 6 antiquari. Vediamo i servizi. Poteva essere il furto d'antiquariato del secolo, almeno per la nostra provincia. La maschera funeraria in bronzo di Giacomo Puccini è una serie di registri e lettere autografe del XV e XVI secolo, trafugate dalla segreteria dell'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti a Palazzo Ducale. Ma i maldestri protagonisti della vicenda sono stati individuati e bloccati dai carabinieri della stazione di Lucca a poco più di un mese dal furto. Sono così stati denunciati per ricettazione d'opere d'arte 6 antiquari lucchesi, mentre un impolese è stato denunciato per incauto acquisto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la mente del traffico sarebbe un uomo di 53 anni di Lucca, LR le sue iniziali, che una volta venuto in possesso della refurtiva ha tentato di piazzarla attraverso una rete di antiquari compiacenti, che hanno acquistato la merce anche senza la necessaria documentazione di originalità. Opere difficili da vendere se non ad estimatori esperti, come la maschera funeraria di Puccini, per la quale erano stati contattati 2 antiquari e che sarebbe stata ceduta ad uno di essi per appena 500 euro. I carabinieri stanno ancora indagando per risalire all'autore materiale del furto. Il professor Raffaello Nardi, direttore dell'Accademia, spiega l'importanza di questo ritrovamento. È un pezzo della storia di Lucca che non poteva stare in collezioni private e quindi è importantissimo, non è valutabile. E la maschera ci è stata lasciata dall'ambasciatore che era amico di Puccini, che l'ha seguito nella malattia e che quando è morto l'ha lasciata all'Accademia insieme a documenti, telegrammi, biglietti di Puccini, una relazione fatta dall'ambasciatore a Mussolini che è interessantissima e che io vorrei pubblicare. Spero che Simonetta Puccini ci dia l'ok. Le notizie della cronaca, super lavoro dei vigili del fuoco di Lucca e Castelnuovo per rimuovere alberi e piante abbattuti dal forte vento. I vigili oggi hanno lavorato in particolare in Controneria nel comune di Bagni di Lucca e in Garfagnana. Lunedì sera è stata chiusa la statale 12 del Brennero all'altezza di Bagni di Lucca a causa di alcuni alberi pericolanti e del conseguente rischio di smottamenti, traffico deviato su viabilità alternative. La Polizia Stradale di Viareggio ha arrestato 3 cittadini di nazionalità albanese per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. Nella loro auto, una Mercedes, la polizia nel corso di un controllo ha trovato oltre 1 chilo di cocaina. La droga, divisa in 2 pacchetti, era nascosta all'interno degli schienali dei sedili anteriori. I 3 arrestati sono Marglend Piscia, 29 anni, Luan Preci, 30 anni e Bashkim Doko, 22 anni, i primi 2 domiciliati nel Pisano. Adesso andiamo a parlare del processo per il disastro alla stazione ferroviaria di Viareggio perché domani c'è la prima attesa udienza al Polo Fiere di Sorbano. Si apre al Polo Fiere di Sorbano il processo per la strage di Viareggio, il disastro ferroviario del 29 giugno 2009 nel quale persero la vita 32 persone. Si tratta di uno dei processi più importanti e impegnativi celebrati nel dopoguerra in Italia. 33 gli imputati tra tecnici e amministratori di aziende italiane e straniere che avrebbero dovuto effettuare i controlli sulla cisterna.
le ipotesi di reato a carico degli indagati, fra cui anche l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, sono quelle di disastro ferroviario colposo, lesioni colpose, incendio colposo, omicidio colposo plurimo e violazione delle norme antinfortunistiche. Il Polo Fiere ha già ospitato nei mesi scorsi l'udienza preliminare, conclusasi a luglio con il rinvio a giudizio di tutti gli imputati. Il collegio giudicante sarà composto dal presidente Gerardo Boragine e dai giudici Valeria Marino e Nidia Genovese. Il processo sarà seguito da tutti i più importanti mezzi di comunicazione italiani ed internazionali. In occasione della prima udienza, le associazioni dei familiari hanno organizzato un breve corteo che raggiungerà la sede del processo partendo dal parcheggio del polo fieristico. Da aggiungere che con ogni probabilità Mauro Moretti non sarà in aula e che tra i testimoni che l'accusa chiede di ascoltare ci sono tra gli altri Diego Della Valle e Luca Cordero di Montezemolo per i loro ruoli nella società di treni Italo, Nichi Vendola per i rapporti tra Regione Puglia e Ferrovie dello Stato e l'esponente del PDL Nicola Cosentino. Il carico delle cisterne era destinato a un'azienda della sua famiglia. Voltiamo pagina ai carabinieri di Castelnuovo. Nel corso dei controlli svolti su soggetti detentori di armi, hanno denunciato per detenzione abusiva di armi comuni da sparo 5 persone residenti nei comuni di Bani di Lucca e Borgo Amozzano. Le 5 persone detenevano nelle loro abitazioni alcune armi da caccia e armi bianche ereditate da parenti defunti senza aver provveduto a denunciarne il possesso. Nel corso dell'operazione i militari hanno sequestrato 7 fucili da caccia, una baionetta e 2 armi bianche tipo katana. Sempre i carabinieri di Castelnuovo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un camionista residente a Borgo Amozzano, PD Le Iniziali, 23 anni. Il giovane, già arrestato nel 2011 per lo stesso reato, nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di 375 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e di 180 semi di canapa indiana, di una bilancina elettronica di precisione e di materiali vari per il confezionamento. Cambiamo ancora argomento e parliamo dell'assemblea che è in programma il 18 dicembre prossimo al Teatro del Giglio di Lucca, una iniziativa organizzata in collaborazione dal quotidiano La Nazione e da Noi TV per parlare del futuro dell'area del Campo di Marte. Sentiamo. Il futuro dell'area del Campo di Marte dopo la realizzazione del nuovo ospedale di San Filippo, una porzione importante della città, dalla cui vendita la ASL deve ricavare ben 23 milioni di euro, proprio per pagare il nuovo San Luca. Ma che cosa arriverà in quell'area, a pochi metri dalle mura, quando il vecchio ospedale se ne sarà andato? Non è stata presa ancora nessuna decisione, eppure febbraio, con l'inaugurazione del nuovo ospedale, è ormai alle porte. L'argomento verrà affrontato mercoledì 18 dicembre alle ore 21 al Teatro del Giglio, dove si terrà il primo confronto pubblico sul futuro del Campo di Marte. Un'iniziativa voluta dal quotidiano La Nazione in collaborazione con Noi TV. Saranno presenti il sindaco Tambellini, il presidente della provincia Baccelli, il direttore generale dell'AS2 d'Urso, il presidente della regione Rossi e tanti altri rappresentanti della vita civile lucchese. Un'occasione unica per prendere decisioni su questo delicato tema, sul quale è opportuno che si esprima anche la cittadinanza. Ma io spero che ci sia interesse, diciamo, questo sembra, cioè sembra che l'interesse non manchi, considerando appunto che il lucchese è molto attento all'urbanistica, è molto attento al riuso, al riutilizzo di queste grandi strutture esterne. Molte sono abbandonate, come sappiamo, però il Campo di Marte effettivamente è gigantesco e decidere per una collocazione o meno di attività al suo interno cambia, può cambiare radicalmente il futuro della periferia. Noi TV ovviamente trasmetterà la serata al Teatro del Giglio. Quella relativa alla riqualificazione del Campo di Marte è una partita strategica per tutta la città e per tutta la popolazione. Per questo, come accade sempre in queste occasioni, assieme alla Nazione abbiamo deciso di proporvi la serata in diretta in maniera da far partecipe quanto più pubblico possibile, quanti più lucchesi possibile a questa discussione dalla quale potrebbero scaturire anche proposte molto interessanti. Fin da adesso chi ha idee o proposte sul futuro utilizzo dell'area può inviare una mail a lucca@lanazione.it o a noitv@noitv.it.
Ancora due notizie di cronaca. Traduceva le intercettazioni telefoniche per i carabinieri, ma poi passava le informazioni ai suoi amici spacciatori, che così evitavano i controlli. È quanto scoperto dai carabinieri di Viareggio, che hanno arrestato 5 persone, 3 marocchini, tra cui appunto la traduttrice, e 2 italiani. L'indagine era iniziata nel luglio del 2011 dopo il ritrovamento di 6 kg di hashish nel bauletto dello scooter di uno spacciatore. I militari erano riusciti quindi a risalire ai 5 spacciatori, tra di loro c'era anche la traduttrice dei carabinieri che traduceva appunto le intercettazioni telefoniche dall'arabo, ma allo stesso tempo informava i complici, che riuscivano così a far perdere le proprie tracce quando erano seguiti. E poi un episodio avvenuto invece a Lucca: cade da sola in casa la notte, soccorsa grazie all'intervento della polizia. È accaduto a un'anziana signora che abita nella zona della Certosa di Farneta. La donna, pur dolorante e impossibilitata a muoversi, è riuscita a chiamare il 113. L'operatore della polizia ha guidato i soccorsi fino alla sua abitazione, facendole contemporaneamente compagnia telefonica fino a quando 118 e vigili del fuoco non hanno aperto la porta. La donna è stata trasportata al pronto soccorso, dove è stata successivamente raggiunta dal figlio. E adesso parliamo di alcuni lavori che sono stati eseguiti alla scuola primaria di Antraccoli grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e cittadini. Grazie alla collaborazione tra comune e cittadini, gli alunni della scuola primaria di Antraccoli possono finalmente usufruire del servizio mensa. L'intervento è stato illustrato dalla vice sindaco del comune di Lucca, Ilaria Vietina, e dai rappresentanti dell'associazione paesana La Biribaola e dei genitori degli alunni, che hanno appunto lavorato insieme all'amministrazione comunale. Per allestire la mensa è stato necessario trasformare un ripostiglio in una stanza a norma per effettuare lo sporzionamento dei pasti provenienti dal centro comunale di cottura. In più, un'aula, precisamente quella della ex seconda A, è stata trasformata in refettorio. L'associazione paesana ha contribuito con 1.500 euro all'acquisto di alcuni materiali necessari, come l'acquaio e la lavastoviglie, ed i genitori hanno provveduto a tingere le pareti sia del refettorio che della nuova stanza per sporzionare i pasti. Una conquista importante quella della mensa, anche perché consente di poter prolungare l'orario scolastico per le famiglie che ne fanno richiesta. Due notizie su Lucca prima di chiudere. La consigliere comunale Laura Maria Chiara Giorgi ha presentato una mozione con cui chiede al comune un intervento per valorizzare l'ex fornace fusoria nell'area della Porta Carraia, l'ex caserma Lorenzini. Si tratta dell'unica struttura simile conservatasi intatta in Europa, spiega la consigliera, che accusa anche il comune di Lucca di non aver messo in piedi adeguate iniziative per celebrare i 500 anni delle mura urbane. E infine la comunità di Sant'Egidio di Lucca, assieme alla comunità filippina presente nella nostra città, invita ad una serata di preghiera per le vittime del tifone Hainan nelle Filippine. La preghiera è in programma giovedì 14 novembre alle ore 19:15 nella chiesa di Sant'Andrea. È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.